esempio del volley in questo servizio. L'ultima volta in assoluto fu domenica 8 marzo in Superlega contro Monza a porte già chiuse per l'emergenza Covid. L'ultima volta con il pubblico risale invece al 9 febbraio, Leo Shoes contro Milano. Sono passati oltre 6 mesi dall'ultima partita ufficiale e più di 7 dall'ultima volta con i tifosi sulle tribune. Ecco perché una semifinale di Supercoppa come tante, Modena-Perugia di domenica alle 18, diventa in qualche modo partita storica. Il Palapanini riapre anche se con capienza limitata al 25%. 1216 le persone autorizzate a entrare che prima di cominciare a tifare dovranno osservare un rituale ormai noto tra mascherine, misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, hostess e steward per l'accompagnamento al posto assegnato a ogni supporter. Ci troveremo di fronte un palasport che ha voglia di ripartire. Purtroppo non ci sarà il sold out dei 4.860 posti solito, ma ci sarà un sold out da 1.216 posti, quindi è evidente che l'atmosfera probabilmente sarà diversa, però è un grandissimo successo. È evidente che una struttura ricettiva come questa ha dovuto mettere in campo tutta una serie di riorganizzazioni non indifferenti, si pensi alle quantità di gel igienizzante, mascherine, il personale che ci sarà domenica, che è lo stesso che c'è sostanzialmente alle partite, con il 4 volte tanto pubblico, e quindi organizzare anche semplicemente gli ingressi per giornalisti, fotografi che devono rimanere all'interno di un gruppo ben definito dai protocolli, e quindi entrate, uscite, insomma è stato veramente un momento difficile. In campo toccherà agli uomini di Andrea Gianni provare ad accendere il clima sulle tribune. Il 3-0 incassato a Perugia e il valore dell'avversario rendono la rimonta quasi impossibile. Servirebbe una super prestazione corale simile a quella individuale messa in campo all'andata da Moritz Karlitzek, il neoacquisto tedesco che a Perugia ha sorpreso tutti. In questo momento non conta la prestazione di qualcuno, conta la prestazione della squadra. E purtroppo non abbiamo raggiunto questo che volevamo fare, quindi soprattutto i primi 2 set contro Perugia eravamo sempre lì, eravamo vicinissimo, quindi la prossima domenica vogliamo fare meglio e vogliamo chiudere questi set se abbiamo questa opportunità.